il nostro intento era quello di non solo esporre il proseguo napoletano del Settecento e quindi queste sculture settecentesche di altissimo pregio artistico, ma soprattutto far capire a chi verrà a visitare la mostra il significato del presepe del Settecento, quindi come nasce il contesto storico in cui si sviluppa questa forma artistica, tutti i simboli che ci sono all'interno del presepe napoletano, e quindi far entrare il visitatore in questo mondo che in parte è sconosciuto al di là dell'aspetto folcloristico. Oltre all'aspetto multimediale, quindi a queste due sale multimediali nelle quali si effettuerà un vero e proprio tour all'interno del presepe, ci sarà un allestimento con figure originali del Settecento dei più importanti artisti del tempo, tra cui io cito sempre Giuseppe San Martino, che è il più noto, il capostipite di questa scuola, che è l'autore del Cristo Velato. La multimedialità è uno strumento eccezionale per portare la cultura nell'ambito dei nostri tempi. D'altra parte, le giovani generazioni in particolare, che devono essere in qualche modo avviate alla conoscenza del presepe, degli oggetti d'arte, eccetera, vive attraverso queste modalità. E quindi questo connubio tra tecniche antiche per la cultura e tecniche contemporanee è ben risolto all'interno della mostra sul presepe di Catello Maresca, qui all'interno del museo. Sì, il museo è sempre una agorà, una piazza aperta della città, è un luogo dove si parla di archeologia, ma non solo, perché riteniamo che la cultura debba avere un andamento trasversale e quindi può accogliere, diciamo, senza nessun problema tutti quegli elementi identitari della città. Il presepe naturalmente è una colonna portante. Una storia significativa di una parte importante della tradizione culturale della nostra città. Il Settecento è stato il secolo d'oro del presepe napoletano, che ha avuto un ruolo artistico molto importante, ma anche un ruolo politico, perché era una rappresentazione della società dell'epoca a cui i Borbone e i nobili dell'epoca hanno tanto tenuto. Ecco, ripresentare questa mostra al MAN è anche un riconoscimento di una fase artistica molto importante, ma anche un riconoscimento del valore del presepe, che ancora oggi rappresenta una parte importante dell'identità culturale, ma anche dell'immagine turistica della nostra città. Sì, direi addirittura la nostra cultura, perché il presepe napoletano fa parte della nostra storia e nasce nel Settecento con Carlo III di Borbone, per cui è bene anche recuperare le tradizioni, far conoscere ai ragazzi, anche a tanti napoletani che poi oggi gustano piacevolmente le bellezze artistiche di San Gregorio Armeno, ma magari non ne conoscono le origini. Ecco, a noi è venuto in mente di creare un percorso anche educativo, se vogliamo, istruttivo, che faccia recuperare le nostre radici. Perché il presepe napoletano è così bello, perché è seguito e apprezzato in tutto il mondo. Forse riusciamo a farlo apprezzare da un punto di vista artistico-culturale più all'estero che non a Napoli. Ci sono collezioni importanti a New York, a Monaco, ci sono collezioni a Madrid, perché poi Carlo III, tornato in Spagna, portò via molti anche dei nostri artisti. E quindi è bello riscoprirlo, è bello raccontarlo anche attraverso un linguaggio nuovo che è multimediale ed è immersivo.